Dottore, buongiorno. Buongiorno, prego, si accomodi. Grazie. Io sono qui perché c'è qualcosa che non va nella mia vita. Ah, beh, mi dispiace, prego, mi dica. Non so, è difficile da spiegare. Immagino. Cioè, è come se... Mi aiuti, dottore? Non riesco a trovare le parole giuste. È colpa dei suoi genitori? Ma... No. Parli del suo passato, qualche trauma, un trauma. No, no. Cazzo, niente traumi. No. Un trauma rimosso. Non che io sappia. Ed è proprio qui il punto, non che tu sappia. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da più di 13 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube e su Instagram perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di abusi emotivi, in particolare di ciò che in psicologia si chiama trauma cumulativo. È di 6 sintomi attraverso i quali possiamo riconoscere la presenza di un trauma cumulativo e quindi di un abuso emotivo. Come in ogni mio video del genere, ricordo che questa non è una diagnosi, non vi autodiagnosticate attraverso dottor YouTube, dottor Mezzanotte. Se avete il dubbio, se vi riconoscete in questi sintomi, parlatene con un professionista. Questo potrebbe essere il messaggio da scrivere. Ciao dot! Dopo aver visto un bellissimo video del dottor Mezzanotte, tra parentesi che consiglio anche a te, chiusa parente, ho deciso di e poi bla bla bla. Che cos'è un abuso emotivo? A volte guardando il nostro passato non ci sono delle linee così definite, nette e marcate di un malessere, di una sofferenza o di un trauma. Sappiamo che c'è qualcosa che non va o che c'è stato qualcosa che non è andato, ma non sappiamo definire cose e qui ci è venuto in soccorso il grandissimo Masud Khan, un sedicente principe indiano, poi un giorno vi spiegherò perché sedicente, che stufo della sua vita ricca di agi in India, si trasferì in Europa e decise di fare lo psicoanalista. Presentato così, forse non fa il suo effetto, ma è stato uno dei più grandi psicoanalisti della storia e che ci ha consegnato il concetto importantissimo di trauma cumulativo. Che cos'è un trauma cumulativo? Sì, adesso incominciano a pulire le strade. Nella mia città puliscono le strade soltanto a ridosso della settimana pasquale. Una volta all'anno, per una settimana puliscono sempre, poi no, non puliscono più. Secondo Masud Khan, durante la nostra crescita, noi sviluppiamo una barriera protettiva con l'aiuto dei nostri caregiver. All'epoca, all'inizio del Novecento, il caregiver principale di riferimento era considerata la madre, oggi parlerò di madre, ma ricordo, in psicologia la madre è un ruolo. Non è la persona fisica. La madre quindi funge da scudo protettivo posticcio che mi aiuta nel corso del tempo a integrare il mio scudo protettivo e quindi a crearne uno mio personale. Durante lo sviluppo psicologico del bambino, numerosi piccoli eventi possono far breccia in modo silenzioso ma costante in questo scudo protettivo, dalla prima infanzia all'adolescenza. Quindi tante piccole ferite emotive si accumulano in modo silenzioso e invisibile nel corso del tempo attraverso il processo di sviluppo. Il trauma cumulativo può avvenire in diversi casi, uno di questi è l'abuso emotivo, ovvero quando c'è abuso emotivo può accadere che il mio trauma sia cumulativo. Piccoli abusi giornalieri, quotidiani vanno a inficiare la mia capacità di costruire questa barriera protettiva contro le minacce del mondo. E cosa accade? Vediamolo insieme. Sensibilità. Senza il mio scudo protettivo, il mio io è senza pelle. E divento estremamente sensibile, ma estremamente sensibile alla realtà. Emerge quasi una fatica esistenziale di vivere, di affrontare le situazioni, ogni piccola situazione, ogni piccola relazione, ogni piccolo evento della vita quotidiana per me diventa molto, molto doloroso. Anche un piccolo spillo che mi pizzica l'io diventa una sega elettrica che mi sta tranciando un braccio. Ecco anche perché è difficile comparare le sofferenze. Affrettata indipendenza. È giusto lavorare sull'indipendenza del bambino, ma c'è una dipendenza idonea e un'affrettata indipendenza. Una corsa all'indipendenza che però sottende una grandissima dipendenza affettiva. Ovvero c'è un legame arcaico di dipendenza da alcune figure, che può essere un genitore o una relazione.
ma si vive in modo indipendente, come se si fosse una persona totalmente distaccata da tutti gli altri. Quindi una persona apparentemente affaccendata che si affaccenda per piccole cose. Ricordate sempre, nel trauma cumulativo il piccolo diventa grande. Perché non abbiamo uno schermo protettivo? Una persona affaccendata fa 5 cose in una giornata? Una persona con un trauma cumulativo ne fa 2 durante la giornata e è affaccendata, si sente affaccendata. Proprio perché il carico d'equilibrio di dipendenza e indipendenza è squilibrato. Inutilità. Nel trauma cumulativo non c'è un sostegno emotivo durante la crescita, in particolare perché il caregiver madre di riferimento mette le sue esigenze al posto delle esigenze del bambino, in primo piano rispetto a quelle del cresciuto, della crescenza. Ah, non fa ridere. Mettendo al primo piano se stessi invece che il frichinetto crescerà con un senso di inutilità. Boh, a che serve la mia? A che serve vivere? Non lo so, vivere non serve a niente, è tutto inutile, non ho un ruolo nel mondo, non so che cosa ci sto a fare. Boh, il gioco della colpa. Secondo Mazzucchelli, uno dei più grandi traumi cumulativi della storia dell'essere umano è il cristianesimo. E non mi scrivete nei commenti, come l'altra volta per lo psicopatico, ah, Gesù uno psicopatico, non è vero. L'ha detto uno psicoanalista. Non rompete il cazzo a Mazzucchelli, scrivetegli un'email se trovate la sua email. Non rompete il cazzo a me. Oppure andate sulla pagina Instagram Mazzucchelli Official, The Real Mazzucchelli, e scrivetegli un messaggio nei DM. Abbiamo appreso nella nostra cultura, grazie anche al cristianesimo, una forma di educazione attraverso il senso di colpa. Il problema è che se questa educazione avviene a discapito della mia crescita, io imparerò a vivere per sensi di colpa, imparerò a darmi senso per senso di colpa, e quindi il senso di colpa mi bloccherà. Io non farò azioni che gioverebbero me stesso per senso di colpa, e non userò più il senso di colpa quindi in modo costruttivo, cioè per limitarmi, perché quella è la funzione, o per rendermi cosciente del dolore altrui, ma per bloccare me stesso. Lontananza. Nel processo di dipendenza e indipendenza, chi ha subito un trauma cumulativo attraverso quindi un abuso emotivo può sentirsi totalmente lontano e distaccato dagli altri. Io non posso avvicinarmi all'altro perché l'altro è fonte di sofferenza, non lo so direttamente, ma lo so inconsciamente, e io non voglio continuare a soffrire nella vicinanza con l'altro. Se il mio modello di riferimento relazionale con i miei genitori ha procurato in me una sofferenza, conscia o inconscia, io difficilmente poi nella vita adulta tenderò a replicare quel tipo di sofferenza. Scemo sì, ma non in tutto. Quello è un tipico gesto lacaniano. La parola si fa gesto. L'inconscio si fa gesto. Secondo me, come era super cazzolaro Lacan, non lo era nessuno. E infine, controllo. Non avendo uno scudo protettivo, ho necessità di controllare la realtà. Perché con lo scudo protettivo, con un buono scudo protettivo, io non ho necessità di controllare la realtà. Uno, perché so che non è controllabile. Due, perché tanto ho uno scudo, un'armatura, in qualche modo me la cavo. Qualsiasi cosa accada, se non me la cavo, amen. Quindi, mentre senza scudo, io devo mettere una mano davanti per pararmi. Devo cercare di prevedere cosa sta per accadere, cosa non sta per accadere, e quindi sviluppare una forma di controllo che mi permetta di gestire la realtà intorno a me, difendere dalla realtà intorno a me. Quindi una persona con un trauma cumulativo o abuso emotivo tende a essere controllante. Questi sono i 6 punti che possono indicare la presenza di un abuso emotivo che si è sviluppato non attraverso un trauma, ma attraverso un trauma cumulativo, quindi attraverso quasi l'assenza di un trauma, ma qualcosa che goccia dopo goccia ha corroso il nostro modo di essere, qualcosa spesso di involontario. E per Mazzucchelli la soluzione è: nutritevi di ciò di cui avete bisogno, fatelo nel modo migliore possibile e più in fretta possibile, perché se non avete uno scudo protettivo, in qualche modo lo dovete costruire. Se ti è piaciuto questo video, se sei orgoglioso dei tuoi traumi o sei un po' incazzato con i tuoi traumi, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con qualcuno che è traumatizzato ma non lo sa, e accendi il campanello delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao.
Sì, ma se non ha un trauma non mi faccia perdere tempo. No, aspetti, un trauma lo troviamo. Devo solo ricordarmelo, ce l'ho qui sulla punta della lingua, il trauma. Avanti, si dia una mossa. Trauma, no, per favore, dottore, non ti abbandoni anche lei. Ho trovato il mio trauma, sono stato abbandonato. Ecco, adottiamo una terapia cognitivo-comportamentale dell'esposizione. Se ne vada, la esponiamo al mio abbandono, vada via.